No, Nestorovski sta bene, gioca. Non stanno bene Rajkovic e Gonzalez, e Balog. Balog si è fatto male al piede, e Gonzalez sapete l'infortunio che ha, e Rajkovic pure, perché Rajkovic se fosse stato bene, ma no, problema al ginocchio, se fosse stato bene la settimana scorsa avrebbe giocato, perché ho visto tanto clamore, a parte il fatto che comunque bisogna portare anche rispetto per chi ho fatto giocare, che non è che sono dei ragazzini o anzi, ho fatto anche bene e se non gioca probabilmente Rajkovic, qualche problema ce l'aveva anche la settimana scorsa. Io ho aperto le porte per farvi venire a vedere l'allenamento, non so da quanto tempo non venivate, non per fare il ruffiano o per accattivarmi le simpatie vostre, ma per farvi vedere quello che facciamo durante la settimana, perché sennò sembra strano che una squadra perde 4-1 e l'allenatore dice: ma in alcune cose sul gioco sono contento perché ho visto tante cose positive. È chiaro che col Torino non abbiamo fatto una partita strepitosa, abbiamo preso 4 gol, ne abbiamo fatto uno, abbiamo perso 4-1 in casa, quindi non possiamo essere soddisfatti, però tante cose che proviamo a livello di gioco, per esempio aver creato tante palle gol, abbiamo fatte, abbiamo giocato i primi 25 minuti bene, potevamo raddoppiare. Sul resto c'è da migliorare tanto, perché alcune letture nella fase difensiva, squadra schierata, qualche disattenzione l'abbiamo fatta in qualche posizione di qualche giocatore, la colpa è mia, la responsabilità è mia. In questo momento io mi sto concentrando più quando la palla è a noi, perché è più difficile dare un'organizzazione quando hai tu la palla. Quando la palla ce l'hanno loro, l'abbiamo fatta un po' questa settimana, non so se servirà per ostacolare la Roma, questo mi ricollego alla domanda sua. Cercare di voler giocare la palla non vuol dire andare all'arrembaggio. E qualche volta contro il Torino invece abbiamo un po' abbassato l'attenzione su questa cosa. Qualche raddoppio è venuto meno, qualche situazione dove potevamo essere un po' più coperti, non magari con tutti e due i quarti contemporaneamente rispondere agli esami, uno dei due poteva stare basso, questa è responsabilità mia. Vabbè, Totti per me è il giocatore più forte italiano degli ultimi 20 anni, quindi se rimane seduto non mi dispiace, però anche chi gioca non è da meno, quindi la Roma è una squadra che conosciamo tutti.